Nonostante la pioggia continua, lo sciopero della fame di Luca Delle Cave e Giuseppe Rota, che da 4 giorni stazionano nei pressi dell'ospedale di Castrovillari, alla base della protesta pacifica, la sanità calabrese e i diritti negati. È davanti agli occhi di tutti come la sanità calabrese sia arrivata ad un punto tale che è di non ritorno quasi ormai. Veramente vediamo non solo, qua ci troviamo davanti al nosocomio di Castrovillari, ma è uno dei molteplici problemi che ci sono in tutta la Calabria. Io credo fortemente che soltanto il cittadino può risolvere i problemi che la sanità in questo periodo vive. La politica è chiara che la politica soprattutto regionale in tutti questi anni ha fallito. Tutti gli interventi che sono stati fatti sono stati fallimentari, quindi credo fortemente che sia arrivato il momento che anche il cittadino ci metta la faccia e dica sì ad una sanità degna di essere chiamata tale. La sanità dovrebbe essere equa, pubblica e soprattutto degna di essere chiamata tale da Trieste a Lampedusa. Cioè non ci sono malati di serie A, non ci sono malati di serie B, no all'esodo sanitario. Critici soprattutto con il commissario Guido Longo. Non vogliamo questo commissario, cioè perché piuttosto che stare in questa fase di stasi vogliamo delle risposte certe. Cioè non c'è più da improvvisarsi con persone che arrivano qua e non prendono le responsabilità del lavoro che gli era stato indicato. Le loro condizioni di salute al momento sono buone e vengono monitorati. L'unica cosa, sottolineano Delle Cave e Rota, il silenzio delle istituzioni. Perché nessuno è venuto a darci un quantomeno minimo parere riguardo questa questione.